Siamo presenti a Bologna alla prima edizione del Festival C'è più gusto con il progetto Let's Eat. La campagna Let's Eat è promossa dall'Istituto Valorizzazione Salumi Italiani e dall'associazione greca Asiac di frutta. Quindi parliamo di abbinamento salumi e frutta. L'abbinamento che preferisco è il lardo tagliato sottile con le castagne cotte nel miele. Beh, quando siamo andati a Firenze, che abbiamo mangiato quella focaccia che aveva crudo e confettura di fichi, che era, sì, era quando super. Quando è stagione di fichi, assolutamente col prosciutto crudo. Essendo marchigiano, ci sono dei salami abbastanza particolari che si abbinano bene con i fichi, di solito, quindi molto, molto pepati. Salumi e frutta è un abbinamento che c'è sempre stato, ripercorre la storia della gastronomia dell'umanità. Io sono cresciuto a prosciutto e fichi, vogliamo parlare anche della mortadella con i pistacchi, con la frutta secca. C'è un qualcosa che c'è sempre stato e secondo me sempre ci sarà. L'Istituto Valorizzazione Salumi Italiani, nato nel 1985, per decenni ha perseguito come obiettivo quello di aiutare le imprese a far conoscere nel mondo i propri prodotti. Abbinamento salumi e frutta, appunto, perché secondo me sono gusti che stanno molto bene assieme. Si va anche sull'esotico, sempre con lo speck, con queste cose si possono utilizzare il mango, la papaya, frutti molto dolci che sposano benissimo con questi sapori molto sapidi. Sarei curiosa di scoprire anche altri abbinamenti se mi venissero proposti, ad esempio al ristorante o anche una circostanza di pasto casalingo. Mi piacerebbe scoprire altri abbinamenti che diventassero anche più comuni, insomma.